Buongiorno da Riccione, siamo all'ultima giornata di assoluti qui in compagnia con Mirko Nozzolillo, benvenuto su Corsia 4. Grazie. Mirko, facciamo un riassunto della squadra Nozzolillo, partendo dalle ragazze e finendo con i ragazzi. Allora, siamo prima dell'ultima giornata di gara, abbiamo fatto il turno del mattino. Le ragazze, molto bene Elena Gemo, davvero molto bene, si è qualificata per l'Europeo. Ha iniziato un po' in sordina al centro dorso, peccato perché insomma è la gara nella quale crediamo di più quest'anno, però adesso cercheremo all'Europeo di riscattarla. E ha vinto 50 delfino, ha vinto 50 dorso, insomma è in un'ottima condizione. Sono contento, a dire la verità, sono contento anche degli altri. Erika Ferraioli, che comunque anche ieri ha fatto una grandissima frazione di staffetta, e nel 100 individuale ha nuotato 54,8 senza troppa piangeria, insomma, senza troppo piangersi addosso. Bisogna cercare di continuare questa strada che porterà fino all'estate. Non bisogna consumarci adesso, bisogna stare tranquilli. Noi lo siamo e quindi cercheremo di far bene. Stamattina c'è stata anche una buona. Io ho Lucrezia Arago che è entrata col terzo tempo in 50 stile. Ne ho 4 nella finale del 50 stile. Sono proprio contento di questo perché ci sono tutte. C'è anche la Di Pietro, che è la nota un po' dolente di questo campionato, ma semplicemente per un malanno fisico, e purtroppo quelle sono cose che, ripeto, senza piangere, se ti capita nel momento sbagliato, ti capita nel momento sbagliato e puoi farci poco. Soprattutto mi dispiace per lei, mi dispiace per il lavoro che era stato svolto fino adesso, che però non è vanificato, insomma, se un malanno ci costringe 2 o 3 settimane ad essere un po' fuori condizione, perché è un malanno di stagione, e noi adesso cercheremo di reagire anche perché ha fatto 7 mesi eccezionali fino adesso, a partire dalla corta, ma a partire anche da tutte le gare di avvicinamento che abbiamo fatto in lunga, è stata strepitosa. Ha già nuotato 2 volte sotto il tempo di qualificazione per la 4% stile. Si tratta solo di rimetterla in forze, proprio di rimettere un po' di energia, e cercheremo di fare alla grande l'Europeo per qualificarla, insomma. Ma ripeto, siamo molto molto sereni perché le cose vanno bene e ci siamo allenati bene, si sono allenati bene, io sono soddisfatto. E poi nell'anno olimpico ci tengo a continuare a dire questa cosa, bisogna avere una bella progressione fino alla fine, gli americani insegnano, quindi son soddisfatto, insomma voglio nuotare molto meno ad agosto, ecco, questo deve essere. Quindi senza furia, ma con calma, facciamo ogni passo che c'è da fare da oggi fino ad agosto, quando poi saremo tutti in Brasile per vedere, insomma, le ragazze in acqua e quello che faranno. Passando dalla parte delle donne a quella degli uomini, raccontaci un po', perché anche qui c'è, insomma, c'è un po' di ciccia, come si dice, da dire. Allora, sicuramente cioè, la ciccia la lasciamo alla fine, no? Ti descrivo Matteo Rivolta alla fine. Però anche gli altri del gruppo, Bizzarri stamattina ha fatto una buona qualificazione, 2,14, adesso dobbiamo dare il fritto oggi in finale. Ciccarese è qualificato per l'Europeo, manca da qualificare Flavio, spero, per l'Europeo, se non qualcosa di più, ma insomma sono discorsi che faremo poi più avanti. Giovanni Sorriso, un'altra rivelazione, che ha fatto un ottimo 200 misto, io sono molto contento anche del gruppo dei maschi. E Dulcis in fondo, diciamo che sono molto soddisfatto del campionato italiano di rivolta. A livello cronometrico, lui l'ha anche detto più di una volta, si aspettava anche di nuotare meno, ma io ho cercato di tranquillizzarlo, nel senso che poi le gare le fanno anche la tensione, che anche quella non deve essere una scusa, anzi, il mio unico cruccio è stato quello dopo, no? Spiegargli che deve imparare a nuotare rilassato come ha fatto al mattino il primo 50, l'ha dimostrato poi in staffetta riuscendo a nuotare un 27,1 di secondo 50, che era portato al 27,30 e spicci che abbiamo nuotato nella finale del 100. Quello ci deve far riflettere, cioè lui è in grado di fare un ritorno a 27,0-27,1 al momento, e bisogna lavorare per Rio affinché dobbiamo arrivare lì che abbiamo un ritorno sotto i 27 secondi. Se vogliamo competere a livello internazionale, questo deve essere, e bisogna passare molto più forte. Quindi,
È una situazione di lavoro, bisogna continuare a lavorare, mettersi lì, cercare di dargli ancora più resistenza alla velocità, cercare di dargli uno spunto maggiore e tecnicamente deve essere in grado di nuotarlo. Io però, ripeto, sono veramente molto contento perché lui gareggia con tanta testa, fisicamente sta benissimo, sprizza energia da tutti i pori della pelle, come si dice, si allena alla grande, io so. Poi che lo descrivono come un musone, uno che non è mai contento, sono sciocchezze. È semplicemente un ragazzo che ha tanta voglia di fare, tanta voglia di arrivare e noi cercheremo di metterlo in condizione. Io, ripeto, come ho detto tante volte, ringrazio anche l'Aniene, no, che mi ha dato la possibilità, e la federazione, insomma, tutti quelli, il team in subrica, la polizia, perché qui hanno, per allenare Matteo Rivolta è stata, insomma, c'è un concorso. Di persone che hanno contribuito a far sì che questo potesse accadere e noi siamo motivati, concentrati, abbiamo l'occhio sull'obiettivo, gli occhi sulla palla, come si dice in gergo calcistico, e cercheremo di far bene. Ma ripeto, sono molto 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 soddisfatto. Il primo obiettivo era qualificarci per le Olimpiadi, l'abbiamo ottenuto, adesso si lavora fino a Rio con grande intensità. Questo deve essere, e ripeto, Matteo ha delle buone possibilità di far veramente bene alle Olimpiadi. Benissimo, ti ringraziamo. Ti faccio un'ultima domanda. Mettendo da parte il team Nozzolillo, un atleta che ti è piaciuto in questi assoluti? Io, vabbè, è molto semplice. Vado, mi sono emozionato vedendo Detti gareggiare, anche perché Gabriele è un ragazzo eccezionale. E è un ragazzo con una grandissima mentalità perché sale insieme a un altro campione che al momento ha avuto anche chiaramente più luci della ribalta, ma Detti è uno tosto, è veramente uno tosto. E vederlo nuotare 3:43,9 mi ha fatto una grandissima, veramente grandissima impressione. Poi, come dice qualcuno, non sono proprio le mie gare, no? Fino al quale mi etichettano come un allenatore che allena solo velocisti o giù di lì. Invece, devo dire che mi ha emozionato di più è stato il 400 stile. Poi gli altri, Pellegrini, infinita. La stessa rinascita di Dotto, un bravo a uno che è un maestro in Italia per la velocità, che è Claudio Rossetto. I miei complimenti, ma è un mentore un po' per tutti qui in Italia, quindi non lo scopro sicuramente io. Piero Codia, che è il ragazzo che adesso tiene il record italiano di 100 delfino, che comunque porterà avanti. Insomma, sono tanti, ma quello che mi ha impressionato di più è stato Gabriele. Benissimo, ti ringraziamo, grazie di essere stato in compagnia di Corsia 4 e in bocca al lupo per il tuo lavoro. Grazie infinite, un abbraccio a tutti quelli che seguono Corsia 4. Continuate a farlo perché è diventato spettacolare adesso. Questa fusione è stata spettacolare. Grazie ancora, ciao Ciao, Mirko. ciao, a presto.